Un altro, diciamo, un'altra tecnologia del Web 2.0 che si potrebbe utilizzare è quella del Wiki. Il Wiki è appunto per poter gestire la creazione collaborativa di contenuti tecnici o specifici. Tra l'altro, noi come ENA abbiamo utilizzato il Wiki per un progetto che è Rinnova. Rinnova è diciamo, un progetto che si occupa tratta le fonti rinnovabili e mette, diciamo, dà la possibilità il Wiki di Rinnova di sviluppare dei contenuti ad un gruppo di diciamo, ricercatori, addetti ai lavori, lavorando su queste tematiche. Nella relazione con i media, diciamo, sicuramente lo strumento da tenere più in considerazione è il blog. È risaputo ormai che i giornalisti consultano frequentemente i blog. E molti di questi li ritiene anche credibili utilizzandoli come fonti. Un blog aziendale può essere un'importante trasmissione di queste informazioni. Nella pubblicità possiamo prendere in considerazione due aspetti. La prima è quella della creazione. La creazione, nel senso che possono essere coinvolti gli utenti, i navigatori, a collaborare con l'azienda per la creazione di campagne di comunicazione. Esistono dei casi, dei siti dove gli utenti dei gruppi, diciamo, di addetti ai lavori danno idee e creano delle campagne di comunicazione. L'altro, che è quello ovviamente più, diciamo, diffuso nell'utilizzo della pubblicità, è quello del viral marketing, quindi nella diffusione, che fa leva soprattutto sul passaparola e sulle potenzialità di propagazione della rete. Si utilizzano quindi i navigatori per la diffusione dei nostri contenuti aziendali. A supporto, diciamo, degli eventi, diciamo, delle sponsorizzazioni, possono essere utilizzati blog e social network, in quanto sono ottimi strumenti per la diffusione e la partecipazione diciamo, dei navigatori. Anche qui, infatti, per l'evento di Parola Contesa, che sicuramente molti di voi conoscono, abbiamo utilizzato un blog. Tutte le, diciamo, le, vi racconto brevemente cos'è Parola Contesa. Parola Contesa è, insomma, una serie di eventi dove, diciamo, personaggi della cultura, due personaggi della cultura, moderati da una terza persona, si confrontano sul significato di una parola. Abbiamo, diciamo, ripreso questi eventi, li abbiamo pubblicati su dei siti, su YouTube o su MySpace, quindi abbiamo utilizzato anche altre piattaforme, non solo le nostre. Abbiamo chiesto al moderatore di riassumere quello che è stato il dibattito durante la serata. Abbiamo pubblicato sul blog il post, abbiamo collegato i video e abbiamo sollecitato, diciamo, la discussione tra i navigatori. Quindi abbiamo portato la discussione che c'è stata durante l'evento al di fuori e tra tutti i navigatori della rete. Diciamo che è stato un ottimo successo. Anzi, avevamo qualche timore perché la prima volta che utilizzavamo un blog in azienda, che qualcuno potesse utilizzarlo per altri scopi, invece fortunatamente non è successo. Allora, vediamo quali sono altre due. Questo abbiamo visto gli strumenti. Vediamo ora quali sono le altre opportunità che il Web 2.0 può offrire. Sicuramente una è delle PR online, infatti si possono, diciamo, organizzare e attuare comunicazioni targetizzate su obiettivi e contenuti specifici. Quindi, in realtà, possiamo fare una sorta di ufficio stampa online, indirizzando delle pubblicazioni verso la blogosfera e gestendo i commenti, oppure verso i social media, scusate, trasferendo comunicati stampa e contenuti mirati, specifici su iniziative di comunicazione, ovviamente. Scusate, sono un po' raffreddato.
Comunque è sulle PR online verso comunità virtuali. L'altro, diciamo, aspetto che è il valore della rete è quello del monitoraggio. In realtà, come ho detto prima, si tratta di un mega focus group online, sempre disponibile e misurabile, soprattutto qualitativamente. In realtà sono nate anche nuove forme di ascolto. Questo, nella comunicazione è fondamentale l'ascolto. Il web 2.0 ci permette di ampliare questo modo di ascoltare, come ad esempio l'ascolto nascosto, andando nei luoghi dove la gente, dove i navigatori si incontrano e esprimono giudizi e interessi, con ascolti sollecitati attraverso questionari, sondaggi su temi che possono interessare l'azienda, o ascolti partecipativi generando dibattiti, come per esempio abbiamo fatto anche nel blog di Parola Contesa, o su altri interessi, temi di interesse dell'azienda. Allora, abbiamo visto che l'utilizzo di tutti questi strumenti in realtà non rivoluziona la comunicazione, ma ne potenzia significativamente e mette in l'efficacia. Scusate, eh. Quindi scusate, non, no, ho perso la slide. Ok, quindi potenzia l'efficacia attraverso appunto il processo di definizione delle strategie. L'importante è che questo processo delle strategie sia chiaro e quindi sia chiaro qual è la brand equity, quali sono gli stakeholder e qual è il contenuto. Le opportunità e le minacce naturalmente devono essere sempre ben chiare e ben monitorate. Non possiamo andare sul Web 2.0 senza aver analizzato e ben accuratamente valutato quelle che possono essere le minacce. E poi è fondamentale che ci siano sempre azioni coordinate tra una comunicazione online e offline. Quindi, quali sono questi elementi che il Web 2.0 potenziano nelle leve di comunicazione? Sicuramente interagire direttamente con un vasto pubblico attraverso osservazione, ascolto, condivisione, dibattito e diffusione. Interagire con comunità di utenti per provenienza, professione e interessi, diffondendo messaggi su come che hanno un effetto moltiplicatore sulla rete. Vi ringrazio per l'attenzione e scusate, ma sono un po'. Grazie.